Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Le ultime notizie ci dicono che Meloni attacca la sentenza di Catania, un pezzo d'Italia aiuta gli arrivi illegali. La risposta della Schlein è: la Premier cerca un nemico al giorno, ora basta. Cacciari, non so se lei conosce Gianbruno, che è il marito, il compagno di Giorgia Meloni. C'è una polemica su quel Gianbruno, è il compagno di Giorgia Meloni, forse l'ha sentito. Vabbè, Gianbruno qualche giorno fa ha detto, fa il giornalista, Berlusconi aveva già capito tutto della transumanza, se così possiamo definirla, dall'Africa verso l'Europa. Ora lei fa il filosofo, è abituato a dare valore alle parole che vengono utilizzate. La transumanza, dice, vabbè, comunque, lei sorride. È grave, grave. Perché la parola pensa, e quindi quando si usano determinate parole vuol dire che si pensa in un determinato modo. E quindi la cosa è molto grave, non bisogna mai prendere alla leggera il linguaggio. La transumanza. Storia della Meloni che cerca nemici. Sì, il dibattito politico italiano si basa sulla demonizzazione reciproca ed è anche questo un segno di incultura democratica. Dopodiché dire che la Meloni cerca nemici è ridicolo. È ridicolo. Perché la Meloni non ha fatto altro da quando è stata eletta se non cercare amici. Cercare amici, lascia perdere adesso la demonizzazione nei confronti della Schlein e viceversa. Ha cercato amici con qualche successo. Ci torneremo. Ci ricordiamo quali erano le posizioni della Meloni di una certa destra fino a 3 anni fa. Bene, linea al telegiornale, professore. È diventata amica della NATO, è diventata amica di Biden, è diventata amica dell'Occidente, è diventata amica di tutti. Cioè la Meloni cerca disperatamente amicizie, altro che inimicizie. E di questo dovrebbe stare attenta la Schlein. Perché se la Schlein è amica come la Meloni, degli stessi amici della Meloni, quelli che contano, lasciamo perdere le questioncelle nazionali, dovrebbe farsi un ragionamento la Schlein, no? Non la Meloni. A proposito di amici, certo, a proposito di amici e nemici, time o dana o set dona ferentes, come si diceva una volta. Vabbè, grazie professore, ci rivediamo presto, linea al telegiornale, ci vediamo.